Per il tradizionale appuntamento dei martedì letterari, che cosa ha portato quest'anno? Beh, come sempre a tavola fra cultura e storia è un incontro appunto tra la storia e quella che è la storia del costume, e in questo momento è la storia del costume e il comportamento, quindi la storia di ciò che mangiamo di Renzo Pellati è il primo libro che presentiamo, e il secondo è Si fa non si fa con Barbara Ronchi della Rocca, quindi un grande vademecum del comportamento e quindi anche del comportamento a tavola naturalmente, quindi abbiamo preparato anche una grande tavola da poter dare dei consigli al pubblico. Tra l'altro abbiamo avuto la collaborazione di Michi 2 di Sanremo, che ci ha dato delle cose straordinarie per il pubblico, anche per fare una bella dimostrazione. Il senso di questo incontro è sempre quello, siamo alla 23esima edizione, è quello di portare la conoscenza dell'alimentazione, di tutto ciò che è inerente all'atto del convivio, a veramente degli approfondimenti, quindi ogni anno un approfondimento, e quindi il motivo ce lo dà sempre il libro, che ci aiuta a scavare attorno a dei valori, a delle considerazioni, a delle dalle consuetudini, a sfatare dei luoghi comuni, come capiterà nel libro diciamo di Renzo Pellati, un medico, un nutrizionista, per cui anche sotto l'aspetto scientifico. Allora, che cosa vuole rappresentare con il suo libro? La storia degli alimenti, che è un po' trascurata, ognuno di noi crede di sapere determinate cose che poi invece alla fine c'è la nostalgia dei cibi della nonna, ma tutto sommato i cibi della nonna non erano poi delle gran, diciamo dal punto di vista salubre, perché avevano delle conoscenze molto limitate in scienza dell'alimentazione e anche come scelta degli alimenti, perché dalle patate che sono arrivate da Cristoforo Colombo, che sono state per 2 secoli non usate e magari soffrivano di fame e avevano a disposizione dei cibi di poco costo come la patata, che invece non la usavano perché credevano che fosse nata sottoterra, sporca, brutta, che avesse delle caratteristiche negative, che invece soltanto a fine Settecento poi si sono chiarite le idee. Ma anche il pomodoro, che è il cibo simbolo un po' dell'alimentazione italiana mediterranea, per 2-3 secoli le signore lo usavano come decorativo da mettere sul balcone come pianta per fare bella figura, diciamo, usiamo un termine, mentre invece era risultato un alimento che oggi ha degli sviluppi enormi. Abbiamo le statistiche dicono che l'italiano medio ne consuma circa 50 kg pro capite annuo. Il mio libro è un libro che nasce adesso per la società di oggi e quindi prende in considerazione tutte le opzioni sociali che anche solo 20 anni fa non c'erano. Io sono una grande ammiratrice di Donna Letizia, ma Donna Letizia ha scritto dei libri che sono dei classici, ma che ora si possono leggere solo con un sorriso, come si legge Monsignor della Casa. La gente di oggi ha bisogno di sapere come regolarsi con la mail, col telefonino, con i social network, con le nuove opzioni sociali, no? Le coppie omosessuali. Non sta a me dire che siano cose positive o negative, ma ci sono. Allora ecco che le buone maniere aiutano a fronteggiare queste nuove difficoltà della vita, perché il vivere è tutto un incrocio, un intreccio di cose, di persone, di occasioni, e diciamo la verità che poter sapere come vestirsi, che cosa regalare nel caso, se regalare qualche cosa, che cosa scrivere sul biglietto, beh, rilassa. Infatti io consiglio il mio libro come ansiolitico. Una volta letto e imparato si vive più tranquilli.